Due giorni prima del ritorno ufficiale in campo del 7 gennaio, l'Avellino punta la Gelbison e lo fa con la convinzione che lo stop per le vacanze natalizie sono sempre insidiosi e complicati da gestire. Rasselli lo sa meglio di tutti ed è per questo che in questi giorni ha preferito chiudere le porte e blindare gli allenamenti per provare a tenere alta la concentrazione ed evitare che tutto, soprattutto le trattative di mercato, entrassero sul terreno di gioco. Ed allora la prima riflessione deve essere la sua, quella sulla migliore formazione da mettere in campo, figlia naturalmente anche della forma fisica della squadra. Il tecnico potrebbe avere un dubbio per reparto, il primo in difesa, dove il ballottaggio tra Aia, che è tornato in buona forma nell'ultima uscita del 2022, e auriletto è auriletto e dietro l'angolo. Al centro certamente troverà spazio Moretti, sugli esterni Rizzo, Fresco di Rinnovo e Fabio Tito. Al centrocampo il dubbio potrebbe riguardare l'impegno di uno tra Matera e Maisto. Mentre Casarini davanti alla difesa è certezza, così come il rientro a pieno regime di Jacopo Dall'Olio. Difficile capire in avanti cosa accadrà. Se il Russo è sempre e comunque utile alla causa, Trotta a destra dà delle garanzie, tanto quanto l'impegno di Gambale. Ma Canutè, mattatore contro il Pescara, non può non creare perplessità a Rastelli. Probabilmente chi invece resterà in box è Jacopo Murano, l'unico che fino a questo momento si è espresso al minimo delle sue potenzialità e che, tra gli altri, è attenzionato da molte squadre del girone.